everybody, for Marco Domenico, il favorite music consultant, il vostro pizzeraio magico preferito, nonché consulente musicale, today Public Image Limited. John Lydon, Johnny Rotten, ex cantante dei Sex Pistols, 1978, nato a Londra. Fondata da lui. This is called Public Image. Progetto realizzato assieme al chitarrista Keith Levin, con un breve passato come componente in The Clash, e al bassista Ja Wobble. La band si caratterizza per un sound post-punk con contaminazioni psichedeliche, dub, tribal e world. Del tutto inedito per i tempi e che avrà un'enorme influenza sulla musica degli anni a venire. Peel, Public Image Limited, vengono fondati nel 1978 dal cantante John Lydon, poco dopo il suo abbandono dalla storica band punk Sex Pistols, e dal chitarrista Keith Levin, che era già stato membro dei Clash prima del loro successo commerciale. Come detto prima, più tardi la formazione viene completata con Ja Wobble, bassista per nome John Wardy, e batterista Jim Walker. Il singolo di debutto, questo Public Image, entra nella top 10, primi 10, nel Regno Unito. Nell'ottobre 1978, this song hit the chart 10 in UK in October 78. Il giorno il gruppo debuttò il giorno di Natale, subito dopo l'uscita del primo album, First Issue. Nel singolo e nell'album vengono diffusi negli Stati Uniti. They Won't Be Released in USA. Metal Box, il secondo album della band, esce nel 79 e viene diffuso negli USA nell'80 come doppio album e col titolo di Second Edition. Ora ascoltiamo Rise. Now let's go to Rise. There you go. Public Image, abbreviated in Peel, are an English post-punk company formed by singer John Lydon, Keith Levin, Ja Wobble and Jim Walker. Following his departure from Sex Pistols in January 78, John Lydon sought a more experimental anti-rock project and formed PIL. That year, PIL released their double fifth issue, 1978, creating abrasive, bass-heavy sound that drew on dub, noise, progressive rock and disco. Peel's second album, Metal Box, 1979, pushed their sound further into the vanguard and is often regarded as one of the most important albums of the post-punk era. This is called Seattle. Si chiama Seattle. Nel 1983, tuttavia, la band perde un membro importantissimo nell'economia del gruppo, Keith Levin. Nel 86, quando esce Atkin Ormai fuori dal gruppo, esce Album, un lavoro maturo che mescola influenze pop alla sperimentazione rock, pur senza rinunciare a un certo appeal commerciale. È emblematico per comprendere l'eterogeneità dei riferimenti musicali presenti in questo lavoro e l'elenco dei musicisti che vi partecipano. Pensate un po', Ryuichi Sakamoto, Steve Vai alla chitarra solista e lo storico batterista di Cream, Ginger Baker, pensate un po'. Degna d'arte e anche degna di nota anche la campagna promozionale ispirata in parte al movimento dadaista, che puoi vedere su Wikipedia cosa vuol dire. A seconda del supporto che conteneva il lavoro, questi aveva un nome diverso, per fare qualche esempio, no? Acquistando il CD, il lavoro si intitola Compact Disc. Se acquistato su cassetta, si chiama Cassette. Lo stesso per tutto ciò che riguarda la tournée del gruppo, la locandina dei concerti che portava la sola scritta Poster su fondo bianco, il biglietto dei concerti la scritta Ticket, la maglietta del gruppo la scritta T-shirt, i video si aprivano con la medesima scritta video. Questa campagna promozionale fu in grado di creare un'enorme curiosità. Sentite questa. Vedete il video? No, il video, il vinile, scusate, bianco qui davanti. Questo è il singolo, This Is Not Love Song. I'm crossing over. Love.
veramente avanti questi PL. La canzone US Else When, contenuta sull'album 9, è stata ispirata dal disastro aereo di Lockerbie. Alcuni anni dopo la strage, infatti, John Lydon affermò che lui e sua moglie, Nora, erano prenotati per il volo, ma che lo persero solo perché erano in ritardo. Non era la loro ora. Spero vi sia piaciuta questa puntata dedicata ai PIL, Public Image Limited, di John Lydon. The song US Else When, featured number 9, was inspired to the disaster Lockerbie. A few years later, in fact, John Lydon stated that he and his wife, Nora, took the ticket for the plane, but he lost the plane because they were late. Oh my god, very lucky. Ciao a tutti from Marco Domeniconi, I hope you enjoyed this program on John Lydon and PL. Ciao! Ogni mattina un ospite di rilievo. Con noi oggi Marco Domeniconi. Today at his DJ concert, Marco Domeniconi leads you to the discovery of sounds and rhythms rarely heard elsewhere. Today at his DJ concert, Marco Domeniconi leads you to the discovery of sounds and rhythms rarely heard elsewhere. Today, at his DJ console, Marco Domeniconi leads you to the discovery of sounds and rhythms rarely heard elsewhere. Today, at his DJ console, Marco Domeniconi leads you to the discovery of sounds and rhythms rarely heard elsewhere.